Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questa è ovviamente Cimia. Cimia, svegliati però, Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo nella vita in città. E credo di aver ufficialmente perso per sempre il mio elmetto, non ce l'ho più, mannaggia me. Deve essermi morto in una delle ultime missioni. Ciao Fiacco, buongiorno, guardate che carino, è sempre qua che scava sulle scale. Allora, andiamo subito dal sindaco a vedere se c'è qualche missioncina nuova. E se così fosse dovremmo andare da Steph e Fer, eccoli lì, a chieder loro un piccone. Perché la volta scorsa c'erano gli spawner che non siamo riusciti a rompere. Se non a spadate, ci abbiamo messo 100 anni, quindi voglio prendere un piccone finalmente. E infatti abbiamo qualcosina. Missione di grado C, ho letto bene. Oh mio Dio, non voglio. Carly a rapporto. Sì, pronto? Mi dica. Eccoli qua. Salve, mi dica. Le leggo nel pensiero, tenga. No, ma... Siamo troppo potenti. Guarda, l'ho appena detto. Altra cosa, mi faresti un elmo in ferro? Qualcosina che l'ho rotto il mio. Ferro, diamante? Ferro adesso. Non è che ho tutti questi soldi ferro. Da darvi, ecco, Insomma. Opla. Quanto mi viene questo? Conto tutto 10 monete d'argento. Va bene, così ti ho dato 2 lingottini, quindi me la fai pagare un po' di meno. Ok. Quanto? Facciamo 8. Va bene, grazie mille. Ecco qua. Sono arrivati? Bene, li ha sgobbati fare, penso, col backpack. Ecco, voi sempre in nero, mi raccomando. Lei anche, le calamite, come sempre. Grazie mille. Figurati. Ciao, ragazzi. Ciao. Sono proprio telepatici. Mi hanno letto nel pensiero, bene. Bene. Ad ogni modo, leggiamo un attimo la missione di grado C. I mostri del castello vogliono invadere Fairy Kingdom. Ecco, devo salvare il mondo e rubare gli item più preziosi dei negozi. Oh signore, il castello è circondato da guardie scheletro e guerrieri. Sconfiggili tutti e saccheggia il castello. Recati a queste coordinate, uccidi le guardie e libera il castello. Raggiungi l'isola sovrastante aiutandoti con i blocchi forniti e piazza la bandiera. Cosa? Questo non l'abbiamo mai fatto. Allora, livello avventuriero 3, finalmente cresciamo un po', e 5 monete argento, quindi proveremo a uscire un po' dalla povertà. Siamo a livello 15, quindi arriveremo al 18 e tra qualche episodio quindi potremo prendere la nuova ricompensa di livello avventuriero 20. Allora, iniziamo a dirigerci verso la direction che ci serve. Le coordinate sono le seguenti: 1942 68664. Va bene, farò finta di ricordarmele tutte. Guardiamo un attimo se sono messa abbastanza bene a cibo. La risposta è: non sono messa male, ho visto di peggio. Ci basteranno queste, spero che nelle ceste ci sia qualcosina che mi possa aiutare. Grazie a Dio è quasi giorno, meglio così perché non volevo combattere durante la notte. Allora, dobbiamo andare super di qua. Là ho visto che c'è una torre di pillager. Cerchiamo di evitarla come la morte, perché mi ci mancano solo i pillager in questo momento. Stava guardando l'orizzonte e non mi aveva vista! Non mi ha vista! Oddio, là c'è un creeper, scappa! Scappa! Là c'è uno scheletro. Vabbè, insomma, ragazzi, non c'è una via di mezzo, però. Eccolo un altro. Guarda come mi schivano tutti. Aia! Vabbè, scoppia. Cosa ti devo dire? Scoppia. Credo che sia questo castello. Oh mio Dio, ma è gigantesco. Ah, ecco la famosa isola di cui parlava nella missione. Quindi dovremmo andargli sopra e mettere là una bandiera. Ho capito bene. Ho una paura esagerata di quello che ci sarà qua dentro, perché essendo una missione di grado C non sono molto preparata a quello che potrebbe esserci all'interno. Credo almeno di non essere abbastanza preparata. Poi chi lo sa. Mettiamo questo qua, questo qua. Il cibo, tutto a portata di mano, quel poco che ho, ma ce lo facciamo bastare come sempre. La mia famosissima frase della vita in città, ce lo facciamo bastare. Inizierei da qua, da dentro le mura, perché... Oh, sento qualcuno che cammina. Scheletri, questi sono scheletri. Oh mio Dio, hanno una spada gigantesca. 1, 2, oddio, ma si... No, non ci credo. Si coprono anche loro con lo scudo. 3, 4, 5, 6. Uno è andato. Aspetta, devo ricaricare. Allora, rompiamo innanzitutto. Aia. Vi arrabbiate se tolgo questo? Ve l'ho fatta, ve l'ho tolto. Aia. Come faccio ad attaccarli? Ma scusa, non sapevo. Ragazzi, io vi giuro che non sapevo che si potessero coprire. Non avrei mai accettato una missione del genere. 2, 3, 4,
5, 6, 7. Oddio, uno l'ho fatto cadere lì giù. Vai giù anche tu, scendi. Aia, aiuto, devo ricaricare un attimo. Ok, anzi no, questo non lo mangio, me lo risparmio. E qua dentro ho visto tre verdure, spiedini e qualche monetina di bronzo. Ok, niente male, niente male. Va bene. Oh, no, non so cosa ho fatto, va bene, lasciamoli così. Leviamo questi spawner finché ci siamo. Eccoli, eccoli. Oh, le loro spadate, ragazzi, tolgono tanto, eh. Aia, via. Come faccio? Devo prenderlo proprio in testa, così. Aia, aia. Devo ricaricare un attimino. Ok, morto. Un altro po' di pane e monetine, perfetto. Ottimo, ottimo. Qua c'è un altro, attacca. Se ti metti lo scudo, sei un babbano. Va bene? È solo che vi sto facendo un bel po' di male, sapete? Che devo per forza distruggerli, quindi in un modo o nell'altro devo attaccarli. Anche se loro stanno così fermi. Ai ai ai. Beh, la zona qua mi sembra adesso abbastanza libera, direi. Bisogna continuare a saccheggiare un po' di ceste che qua non abbiamo finito. Questo togli, 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 togli. Prima che spawnino, per l'amor di Dio. Sto già vedendo lui. Non so esattamente come siano messi gli interni. È pieno di scheletri. Tutti muschiosi e brutti. Allora iniziamo a distruggere tutti. Via, via. Ecco, un po' anche fra di loro che si ammazzino. Ok? Ai, 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 ai. Permesso? Permesso? Permesso, muori. Ecco, uno è andato, dove l'altro? Eccolo qua, l'uomo del momento, eh. Sei tu. Aia. Chi c'è ancora? Devo mangiare un attimino. Pausa, pancake, per favore. Ah! Qua ce n'è uno nascosto. Non mi mettete all'angolo, per favore. Non mi mettete all'angolo. Ok. Ne manca uno. Ah, guardali, che stupidi. Ho tolto i fiori, scusate. Non è così facile, ragazzi. Non è facile per niente. Specialmente i primi scheletri, che erano molto, molto più forti. E ho fatto una gran fatica ad ucciderli. Allora, qua le ceste, ahimè, sono vuote. Dentro gli armadi non ci ho guardato, ma non mi sembra di vedere nulla. Di là c'era qualcos'altro di cesta, forse? Oh sì, qua c'era qualcosa. Vuota. Ma dai, però... Oh, oddio, qua dobbiamo togliere. Spawnano, se no... Togli, togli, togli. Ok. Temo per quello che ci sarà al piano di sopra, come sempre. Che carino, comunque. Mi piace così. Qua c'è una stanza. C'è una stanza. Chi c'è qua dentro? È un boss? Ma che cavolo è? Corre! Corre da me! Ah! Aia, che mazzate che mi dà! Ok. Posso gestirlo? Posso gestirlo? Posso gestirlo? Aia! Aia! Aia, fa malissimo, fa malissimo, fa malissimo. Devo bere, devo bere, devo bere, devo bere. Oh mio Dio, ma questo è un mini boss. Mi aspettava qua dietro. Oh, è morto. Oh mio Dio, il mio cuore. È morto. È morto. Allora, bandiera diario. Ragazzi, ho il cuore che mi sta andando a mille. Zuppa di mais. Cos'è stato? Cos'è stato? Chi è questa persona che alita nel mio orecchio? Sarà qualche tipo di zombie, sicuro. Scusate un attimo, qua c'è un diario, c'è qualcosa. Aiutati con questi blocchi di pietrisco e raggiungi la struttura di legno sull'isola sovrastante. Una volta giunta lì dovrai piazzare questa bandiera rossa come segno di conquista. Ah! Quindi dobbiamo prendere tutti questi per salire sulla torretta e mettere la bandiera rossa. Carino questo, mi piace. Ok, però dobbiamo vedere se c'è qualcun altro in zona. A cibo... ho visto situazioni migliori. Andiamo qua... Oh, è stato cambiato il tempo in giorno, quindi mi sa che Fer ha usato il suo potere. Qua ci sono delle ceste con soldi, spiedini, soldi e pane. Oh, che bella notizia. Questo sì che mi fa sempre piacere, svuotare e saccheggiare le ceste. Una mela d'oro, quindi vuol dire che c'è un boss dopo? Che non ho preso, ecco. Vorrei dire che ci sarà qualcuno per cui dovrò usare la mela d'oro, per caso. Qua su sembrerebbe esserci una stanza. Vediamo cosa c'è. Un po' di pane... spiedini, pane, pane, spiedini. A
Allora, direi che il castello è praticamente tutto esplorato. L'unica cosa che ci manca adesso è andare su e mettere la bandierina. Oddio, ho paurissima. Se lì su ci fosse un altro boss, un altro mini boss come quel guerriero, mi fa troppa paura. Non lo voglio vedere. È davvero una buona idea fare un pillar così vicino? Oddio, c'è veramente? C'è veramente? C'è veramente? Ok, all'attacco. Aia! Aia! Via! Su! Su! Aia! Ok, ho imparato che beve la pozione quando sta quasi per morire. Quindi ormai ci siamo. Ok, ho finito le mie zuppe di mais, ma lui, eccolo, è morto. Non lo voglio più vedere. Qua c'è un'altra stanza segreta. Si scende. Allora, dobbiamo salire. Vediamo. Una volta giunti lì, dovrei piazzare questa bandiera rossa come segno di conquista. Allora, lì vedo una torretta che ancora non ci sono entrata, ma credo che sia lì che bisogna mettere questa fatidica bandiera. Ho avuto anche troppi blocchi di cobblestone. E si mette qua, mi sa. Tac, tac, tac. Che figata! Ma che carina, così si vede in lontananza. Tecnicamente dovrei aver finito tutto. Ho liberato il castello e distrutto due boss. Quelli erano definitivamente dei boss. Perché facevano troppo troppo male. Oh, Mark mi vuole. Sei in giro? Sì, sono in missione, ma sto per tornare. Ok, vediamo se abbiamo fatto tutto correttamente. Lisa, aiutandoti con i blocchi, fornite, piazza la bandiera. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Prendiamola. Woo! Missione completata e 5 monete di argento. Direi che adesso possiamo tornare al villaggio, così vediamo di cosa aveva bisogno Mark. E poi tecnicamente anche questa giornata nella vita in città è finita. Abbiamo concluso la nostra missione di grado C, la mia primissima missione di grado C. È stata un po' faticosa, un po' di batticuore. Siamo tornati a Fairy Kingdom, che questi non lo sanno, ma io li ho appena salvati da una catastrofe gigantesca. Perché i mostri, gli scheletri e tutti quei guerrieri lì super forti volevano venire qua a invadere tutto e rubare i nostri preziosissimi oggetti dei negozi. Ciao Carly! Buongiorno! Come stai? Tutto bene, tutto bene. Ottimo, ottimo. Sono appena uscita da una missione di grado C super difficile. Oh, molto bene, molto bene, molto bene, Carly. Diciamo che vedo che sei upgradata con una spada incantata, armatura incantata. Sì, Brava, mi piace, mi piace. Io devo fare una cosa molto importante. Non ti ho ancora comprato le ultime trappole che hai fatto. Ma c'è un piccolo dilemma. Vorrei sapere quali trappole hai diverse da quelle arciere. Perché ho un piccolo problema con quelle trappole, che poi ti spiego più avanti. Allora, dimmi tutto, vai. Abbiamo la trappola lanciafiamme, che è nuova ed è un po' costosa. Allora, costa 60, se non sbaglio. Ok, quindi se io ti compro quella più altre magari trappole un po' meno costose, possiamo fare quasi un 80 per un tot di trappole. Ci può stare, eh? Cosa ne pensi? Va bene, si può fare. Ok, si può facciamo fare così. Allora, io ti commissiono questa trappola che mi hai appena detto. Ok. E le altre non le voglio sapere, non le voglio conoscere. Voglio avere la sorpresa di vedere cosa mi dai, va bene? Va bene. Ok, va allora aspetta benissimo. Che smonto una moneta d'oro. Quindi io praticamente il restante ti do 20 di argento, te le do in trappole, giusto? Esatto, gli altri 20 di argento me li dai in trappole. Quindi qua sistemiamo tutto. Eccoli qua, 80 d'argento per la nostra Carly. Grazie mille Marco. Perfetto, vedrai che non ne rimarrai deluso. Va bene, io no, assolutamente so che le trappole sono molto importanti. Quindi è importante che siano belle efficaci, soprattutto verso quella zona che Marci mi deve ancora sistemare. Quindi grazie mille Carly. Niente. Perfetto. Ciao ciao. Grazie, ciao. Ho bisogno di Marci, adesso gli ho appena scritto, perché gli devo dare i soldi della casa. Buongiorno, salve. Salve. Io non so se lei si ricorda, ma mi ha costruito questa casa e devo risarcire il mio debito. Ah, è vero che stiamo facendo il pagamento a rate, mi ero dimenticato. No, allora facciamo così, adesso ho abbastanza soldi perché Mark mi ha appena pagato una mega trappola e okay, quindi facciamo che ti do direttamente i 15 rimanenti, va bene? Va bene, però a questo punto ti devo commissionare anche io delle cose, quindi insomma. Allora, tu hai trappole nuove? Allora, no? Io ho la trappola nuova, che è una trappola lanciafiamme bellissima. Madò, ok. Chiunque ci passa davanti verrà infuocato. Bellissimo, e martoriato. Okay. E costa, almeno credo per il calcolo che abbiamo fatto, 60 di argento. Ok, ok. Io quasi quasi te la commissione la fai quando riesci. Cioè... Va bene, ok. C'è bisogno di candela perché è un po' difficile da fare. Va bene.
Ok, allora ti commissiono intanto quella e ti do 60 di argento. Grazie mille. In più ti commissiono quelle appiccicose, le fai ancora, giusto? Le trappole appiccicose? Quelle rallentanti, tipo. Ah, com'è sì, che sì, erano? Le rallentanti, sì. Sì. Ci sono spunto nei rallentanti, arciere e lanciafiamme. Ok, allora io ti prendo un po' di quelle rallentanti. Non so quanto costavano l'una. Non lo so, quelli ce li ho nel negozio. Devo ce li ho nel negozio, allora te le vado a comprare. Te le vado a comprare io. Perfetto, va bene. Grazie mille, Marci. Ciao, Carly. Ciao. Ma ragazzi, incredibile! Oggi mi hanno commissionato una marea di trappole e adesso non ho mai avuto così tanto argento in vita mia. Ho una moneta d'oro e 25 di argento, con cui adesso dovrò craftare due trappole lanciafiamme e qualche altra trappolina per Mark in più. Perfetto, perfetto, sono felicissima. Beh ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio proveremo a craftare tutte queste trappole che servono. E da Carly e da Cimmy è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!